Ciao a tutti, in questo video parleremo del make-up che ho più utilizzato nei mesi di luglio e agosto, quindi in pratica tutta l'estate. Ora siamo alla metà di settembre, quindi ho già cambiato un po', non tutto, ma quasi gran parte dei prodotti che sto utilizzando, e quindi vi parlo di quello che ho usato per poterlo togliere dalla scatola del make-up in utilizzo, altrimenti non c'è più spazio. Per niente. Allora, partiamo subito. La maggior parte, allora, nel periodo di luglio non ho comprato niente di nuovo, a parte un paio di prodotti di Kiko, ma erano con gli sconti del mio compleanno, che è stato a fine giugno, quindi proprio cavallo tra fine di giugno e i primi di luglio. Poi per tutto il mese di luglio ho fatto la brava. Ho ricomprato qualcosina ad agosto. E quindi, a parte che mi sono truccata poco, sì, per il caldo, ma un po' pigrizia, insomma, l'estate molte di noi sono alquanto pigre con il trucco. E io faccio parte di quelle. E anche se avessi voglia di fare trucchi elaborati, mi passerebbe la voglia, insomma. Quindi partiamo subito. La maggior parte del tempo ho provato ad utilizzare prodotti di smaltimento, anche se con scarsi risultati. In ogni caso, il fondotinta, se mettevo il fondotinta, usavo quello di Sephora e la polvere di Mulac, che è praticamente finita. E quindi per la base quello, come cipria, sempre lei che si sta consumando, la cipria di riso, quella bianca, traslucida. La polvere di riso ce n'è rimasta poca, erano 20 grammi, ma non riuscirete mai a vederlo, chissà. Comunque, solo questo pezzo che è rimasto da questo lato. Ci vorrà comunque un sacco di tempo per arrivare a finirla. Questo è uno dei prodotti che tengo nella scatola e che probabilmente metterò in smaltimento prossimamente, perché appena smaltisco qualcosa per la base. Perché è un prodotto che ho usato anche tutta l'estate. Che succede? Che quando metto la crema solare, una qualunque, perché ho capito che tutte le creme solari protezione 50 rimangono sempre un po' pesantucce sul viso, quest'anno ho usato lei. Non è bio, però diciamo che è stata l'unica che sono riuscita a trovare, diciamo, a buon, come si dice? Ok. È sera anche adesso, anche se non tardissimo, però ho già svalvolo. Praticamente tra inci e prezzo, perché l'ho pagata 10 euro, visto che era in sconto il 50%. L'inci sì, non è verde, ma insomma, ho deciso di accettarlo. Perciò in ogni caso mi lasciava un viso un po' appiccicoso. Il fondotinta di Sephora sopra, messo direttamente dopo un po' che ho fatto assorbire lei, in ogni caso non mi si stendeva, cioè faceva attrito sulla pelle. Perciò cipriavo con lei. E mettevo volentieri questo prima del fondotinta, altrimenti rischiavo di uscire solo con la crema senza truccarmi per niente. Quindi mi lasciava la pelle setosa, liscia e mi permetteva dopo di mettere il fondotinta tranquillamente. È una buonissima cipria, però c'è il talco al primo posto, so che molti non apprezzano il talco, io trovo che abbia un effetto leggermente photoshoppante sul viso, quindi a parte il fatto che evidenzia un po' le rughette, se ce le avete, è una bella cipria, ecco. Dopodiché, andiamo un po' per ordine. Terra, come terra principalmente ho usato questa di Bottega Verde. Era di una collezione estiva del 2016, Mediterranea o qualcosa, credo, non mi ricordo. La terracotta, questa è quella più chiara. La tiro fuori sempre d'estate, infatti la terza estate che la uso, questa è proprio chiara e calda. Io la spolvero sul viso col solito pennello di Kiko. Adesso ho anche l'altro, quello della linea Smart, che ovviamente è lavato. Chissà se ve l'ho fatto vedere questo pennello. Sto facendo danno, aspettate. Qua ci sono. Questo qui, ho comprato anche questo in occasione degli sconti. Quindi questo l'ho comprato sempre con lo sconto del mio compleanno, a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. È la versione Smart, del pennello che era uscito sia in primavera che in estate. E mi piace come diffonde le polveri, quindi lo uso molto molto volentieri perché mi stende bene il prodotto, insomma.
Quindi l'ho usato principalmente con questo un po' su tutto il viso. Questo è il Powder Brush 102. E quindi come terra principalmente questa. Anche perché guardate, non l'ho quasi per niente scalfita. Qui sembra che sia un po' appiattita la bombatura, ma ce ne sarà di lavoro da fare con lei. La confezione mi fa un po' pena, però insomma, non ci lamentiamo. Della stessa linea, il blush che... uno dei due che ho principalmente usato. Ah, lei si chiamava Armonia Chiara. Ovviamente non credo la troverete più, ma non si sa mai. Questo era il blush invece Natura, quello più chiaro. Questo credo di avervelo fatto, no, non ve l'ho fatto vedere, però c'è una foto su Instagram quando l'ho comprato, quindi sapete esattamente il giorno esatto in cui ho comprato questi prodotti. Questo è un rosa scuro con dei riflessi sul fucsia. È un bel blush in realtà e rimane molto molto naturale. La brillantezza si nota poco a lungo andare, cioè non è di quelli che questi riflessi fucsia che ha si vedono troppo. Anche io dall'anteprima non li noto, ecco, però insieme fanno un bel effetto. Scusate, ma con caldo e condizionatore al lavoro mi sto un po' ammalando. Poi, come altro blush, ho utilizzato questo della Green Me di Kiko. Ho preso il 2, il Coral View. Dicevano che non scriveva niente. Io adesso vi faccio vedere che in realtà questo prodotto scrive ed è molto molto luminoso. Questo mi fa un po' paura perché avendo, come dire, i pori dilatati, si notano molto molto di più. Sembro una persona piena di crateri in faccia. Guardate qua, si vede? È questa specie di pesca albicocca con i riflessi oro pazzeschi e non è uno di quei blush che io apprezzo sempre proprio perché le cose luminose non, guardate, si notano, lo voglio se si notano i riflessi, guardate che belli. E diciamo che non sempre lo apprezzo proprio perché le cose luminose mi spaventano, quindi l'ho indossato proprio in piena estate, in tutto il mese di agosto, ed è quello che mi sono portata in vacanza ed è bello, molto bello. Questo l'ho trovato in sconto. Ah sì, questo ho comprato forse no, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, prima di partire. Sì, perché l'ho preso proprio per caso. Ho visto che c'era ancora nei saldi e me lo sono acchiappata perché poi mi ci sarei rimasta male. Quello rosa non l'ho comprato, ma non fa niente. Guardate che bello. E notate che di questo i riflessi si vedono a malapena. Ma proprio a malapena. Bene. Illuminante. Illuminante c'è uno nuovo e uno vecchio. Questo è sempre un acquisto fatto forse i primi di agosto. E ho comprato il famosissimo highlighter numero 04 Rose Gold. Ragazzi, questa cosa è pazzesca, ma proprio pazzesca. È scuro per me. Io infatti lo mettevo sempre a ridosso della terra e si vede tanto, tanto, tanto. Questo è una cosa pazzesca. E la consistenza somiglia molto ai nuovi ombretti di Pupa, quelli delle nuove palette, dei nuovi mono, per intenderci, da come texture, però ovviamente lì ci sono petrolati, qui no, questo è bio. Ho detto sì che è l'illuminante di puro bio 04, guardate qua, ed è un illuminante, non un ombretto. Infatti a volte non so se è controproducente avere un illuminante così luminoso. Questo spesso l'ho usato anche come ombretto sulla palpebra mobile. Fantastico. È veramente bello. Questo è stato proprio un acquisto non tanto proprio per sfizio. Lo volevo, sicuramente comunque lo sfrutto. Più come ombretto, certo finirà fra 10 vite e mezzo, però... appunto, come terra, come illuminante l'ho usato proprio a ridosso della terra. Vedete? Fa diventare la terra leggermente luminosa, ma è bello comunque. Ben sfumato, riesco a usarlo anch'io che sono bianco cadavere. L'illuminante vecchio invece è sempre l'Apollo di Mulac, l'illuminante neutro. Sempre un po' oro rosa, ma molto più delicato. E lui è davvero molto portabile. Mi piace tanto. Lui lo indosso spesso, molto più di quello di Nabla. Guardate qui.
Eh sì, molto più delicato, però chiaramente questo è più da tutti i giorni. E si vede che un po' lo sto usando. Bene, passiamo agli occhi. Allora, per quanto riguarda gli occhi, ho fatto degli acquisti di palette, ma li ho fatti a ridosso delle ferie di agosto, però li sto sfruttando adesso a settembre, quindi li vedrete nel prossimo video quando vi parlerò di settembre. Tra luglio e agosto invece, se avete visto il video della make-up bag da vacanza, se non l'avete visto lo trovate qui su, e ho depottato la Different. Lo so. Molte di voi mi odieranno, mi abbandoneranno, ma io l'ho fatto, ormai è fatta. Mi sono conservata lo specchio che è qui in questa pochette, guardate, lo specchio della Different. E mi è molto utile, questo si è salvato perché è davvero grande e utile. Però che ho fatto? Appunto, ho depottato gli ombrettini. Quelli che uso di più, li ho messi in questi due contenitori. Che ho ritrovato perché li avevo persi questi due. Io infatti avevo tra i piedi solo quello dove ho messo l'Apollo, poi ho ritrovato loro e ce l'ho ficcati dentro. Li ho divisi un po' così per il momento. Qui gli opachi che sto usando molto di più, infatti penso si veda che il panel on matte è scavato. Sì, vedete? Questo mi piace ancora tantissimo. Il caramello lo uso, ma lo devo stemperare, raffreddare con lui. E lui lo sto sfruttando molto. Non mi ricordo i nomi di questi due. Toast e lui Coffee, forse. Non mi ricordo. Comunque, sto sfruttando molto lui, che quando era nella palette non usavo quasi mai, cioè sfruttavo più questo e lui. E poi questi che più shimmerini che ho usato di meno. Il bianco On Shimmer che appena comprato era morbido, morbidissimo come effetto cremoso, adesso è diventato un po' più asciutto. Conserva la sua. Brava, Gabriele, con le dita sporche. Conserva la sua luminosità, scrive un pochino di meno, ma comunque, insomma, la sua porca figura la fa ancora. Vedete? Si vede ancora un po'. Durerà poco perché si sta proprio seccando tanto. Numero 2 invece, se volete, vi mostro lo stesso di qua, però aspettate. Ci sono ancora loro. Funzionano ancora benissimo. Niente, quindi in questo modo riesco a usarla di più perché la Different era una palette grande. Io volevo sfruttarla e così sto sfruttando di più gli ombretti. E quelli colorati li ho conservati pure. Se non faccio danno, vi faccio vedere un attimo, ma non li sto usando. Vi faccio solo vedere che li ho messi qui dentro. Dentro i contenitori dei refill di Mulac. Quello blu e quello verde li ho buttati perché tanto non li uso e non riuscivo a regalarli a nessuno perché non avevo altri contenitori. Questi li ho conservati per quando ho voglia di usarli. Questo nero con i brillantini sicuramente non lo userò, ma probabilmente presto farò la fine degli altri due. Questi invece stanno qui nella mia postazione, ogni tanto se ho voglia di make-up colorati li uso. Bene, per gli occhi siamo qui perché appunto ho usato principalmente questo più gli ombretti, l'ombretto di Wycon che è un smaltimento. E nel mese di luglio l'ho usato tanto, veramente tanto. Lui con questi nella piega, ma che ve lo dico a fare, fantastico. Per gli occhi poi, allora nel video dello smaltimento dei finiti di make-up vi ho detto che avevo cestinato due mascara praticamente andati e li ho sostituiti con questi due di Kiko. Quello naturale, il Green Me, che fortunatamente aveva un inci accettabile, e poi il Fall 2.0. Questi due mascara, entrambi acquistati. No, questo l'ho preso a prezzo pieno e lui invece in sconto. Entrambi mi stanno piacendo abbastanza, vi faccio vedere gli scovolini. Non sono il massimo, ma insomma, questo è lo scovolino di lui che praticamente è un po' bombato alla fine. Non è male, mi piacciono le setole così sintetiche in silicone, mi piacciono un sacco e le preferisco a quelle in pelo normale. Allunga, annerisce le ciglia, non mantiene tantissimo la curvatura, ma non fa niente, insomma,
sono abituata al fatto che non mi mantiene quasi niente, tranne il volume di Chanel, quindi probabilmente prima o poi andrò a comprarlo in taglia grande. Però non è male, non incicciottisce tanto le ciglia, però fa la sua sporca figura e non è male. Lo sto usando e se lo trovate ancora prendetelo, perché oltre ad avere buon inci, insomma, non è male, ecco. Stessa cosa è per il Fol 2.0, annerisce le ciglia, le allunga, le volumizza un po' poco, insomma, tanto che basta. Lui è il famoso, con lo scovolino piatto piatto, non è male, pensavo sarebbe stato un po' strano avere uno scovolino così invisibile, diciamo, invece non è affatto male, l'ho detto migliaia di volte, va bene. C'è proprio in questi giorni ancora l'offerta dei mascara a 3,95 euro, di cui fa parte anche quello della nuova collezione con la polvere di perla, quindi la stessa confezione nera con i glitterini argentati bianchi. Se potrei anche valutare di farci una scappata e acquistarlo a 3,95, altrimenti non lo comprerò. Per gli occhi abbiamo finito, passiamo velocemente alle labbra. Anche se avevo pochi prodotti, già siamo a 16 minuti, complimenti. Per le labbra ci sono poche cose. Allora, insieme all'illuminante di Puro Bio, ho acquistato il gloss di neve. Ma che ve lo dico a fare? Fantastico, fantasticissimo. Allora, c'è il mio video sulla Instagram TV, l'unico che ho girato, dove ho fatto l'haul di questi acquistini che avevo fatto. E a parte il fatto che io amo l'odore dei gloss di neve, è fantastico. Questo l'ho comprato perché qualcuno diceva che poteva somigliare al Gloss Bomb di Fenty Beauty. Non volevo comprare quello in realtà, perché i gloss li uso abbastanza d'estate e non mi andava ad avere un prodotto di quel genere. Insomma, volevo qualcosa di naturale. L'ho dovuta annusare perché è fantastico. E lui è il gloss. Allora, ovviamente sulle labbra si vedono appena appena aranciate e si vedono questi riflessi che ha. Fantastici. Scusate, si è interrotto nuovamente il video. Ormai sta succedendo in tutti i miei video. Comunque, stavo dicendo semplicemente che è fantastico. È veramente fantastico. Ovviamente non credo riusciate, sì, forse sì, a cogliere la brillantezza. Aspettate che mi sistemo meglio. È fantastico. L'ho indossato tutto, questo l'ho preso sì, all'inizio, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, tutto il mese di agosto. È fantastico, veramente fantastico, mi piace tanto. Insomma, penso che in futuro andrò a comprare anche altri di questi, perché la bellezza di questi gloss è che almeno io ne ho due, entrambi hanno fatto lo stesso effetto. Non sono appiccicosi, ma non sono neanche scivolosi, cioè li mettete sulle labbra, rimangono fissi lì e non hanno neanche bisogno di una matita, perché non viaggiano, cioè rimangono lì dove li mettete. Chiaro, è comunque un gloss, quindi dura quello che dura, però veramente sono rimasta piacevolmente stupita. Quindi sicuramente no, lui e l'altro della collezione dell'anno scorso non saranno i soli nella mia collezione. A luglio invece ho comprato lui. I primi di luglio insieme ai pennelli. Sì, perché poi non vi ho fatto vedere che giustamente avevo preso anche questo, che è il Blush 103 per il blush, che ha questa forma un po' particolare, tipo a lingua di gatto cicciotta, ma per stendere il blush è fantastico, mi piace tanto. Dategli un'occhiata se vi capita dal vivo, perché non è male. E quindi quel giorno, sempre in occasione dello sconto del compleanno, ho preso l'olio nutriente per labbra che era uscito nella Gold Wave. E come vedete, c'è una bolla d'aria che quando l'ho comprato non c'era, quindi vuol dire che lo sto usando tanto ed è fantastico anche lui. E praticamente sa di arancia, ci sono scorzettine di arancia dentro e sembra una cosa preziosa. Perché cioè, se uno non sa cos'è, sembrano pezzettini d'oro da lontano, ed è oro anche la confezione, ha questo odorino appunto di arancia, è un prodotto praticamente trasparente, lucidissimo, guardate, e nonostante non sia naturale, è verde, ha inci verde, non secca le labbra, io lo metto
la mattina quando esco per andare a lavorare e non sento le labbra secche mai, mai, mai. Quindi sono contenta, è un bel prodotto, lo sfrutto molto volentieri, anche questo si rimane lì in un viaggio. E sono stata contenta di averlo preso prima che iniziassero i saldi, perché ai saldi non l'ho mai visto, è finito, proprio andato. Eppure non ne ha parlato nessuno in giro nel web. Comunque ne vale davvero la pena, un bel prodotto. Menzione speciale, un prodotto che ho preso alla fine di agosto. Eh sì, alla fine di agosto credo. Comunque l'ho indossato solo poche volte. Lui, ve lo menziono, è il famoso 15 Lover. Ve lo menziono perché, a differenza degli altri due che ho, il Loyalist e il Driver, questo è diverso. Io capisco adesso, dopo aver provato lui, l'entusiasmo per questi rossetti, in particolare per questo colore. Cioè, presumo che la formula sia la stessa, ma forse proprio i pigmenti, i colori fanno la differenza. Perché lui si stende benissimo, la texture sembra più sottile. Sì, è sempre un po' appiccicoso, ma non fa niente, cioè rimane lì, ma è più confortevole, è più comodo da stendere degli altri. È proprio più sottile, prende la forma delle labbra molto molto meglio. Quindi sono davvero contenta di averlo preso. Le prime impressioni sono state buone, l'ho indossato. Di nuovo interrotto, il telefono dice che non ha memoria, ma gli ho messo una memory card da 64 GB e non so perché si lamenta ancora. Comunque,